napoletana, il sugo con le tracchinelle. Adesso mangeranno la carne col sugo da una parte, aspetta che qua c'era un po' attaccato, e poi invece la pasta. Il carnevale di Montemarano, il carnevale montemaranese. Gli amici che vengono da Montemarano e da Montella nell'Irpinia, e quello che vedete è il caciocavallo appiccato che verrà sciolto delicatamente sopra la brace del fuoco per poi essere raschiato con il coltello e spalmato su fette di pane abbrustolito. Avete già capito che si tratta di una serata particolare organizzata a Villa Taticchi di Ponte Pato. Siamo con Francesca Taticchi, che questa sera è la chef che prepara un sugo meraviglioso, perché questa sera ci sarà la musica, ci sarà la cultura, ci saranno le tradizioni, ci sarà la danza, il divertimento. La Tarantella, come l'associazione Tarantarci di Perugia, ha voluto, organizzando la serata, fortemente portare a Villa Taticchi. Giustamente i nostri amici vengono da Montella, per cui dobbiamo fare onore alla cucina campana, non voglio dire napoletana, perché comunque Montella è in provincia di Avellino, per cui stanno in montagna, quindi non abbiamo pesce, perché piuttosto che dire cucina del nord, cucina del centro, cucina del sud, bisogna dire cucina dei monti o cucina del mare, e qui siamo in montagna, per cui abbiamo, andando per ordine, partendo dalle cose fredde, abbiamo delle insalate. La regina è quella con i ceci, perché anche loro usano tantissimo i legumi, per cui ci sono dei ceci, c'è del pomodorino secco, del cavolo sopra e cipolla, ok? Poi c'è l'insalata di finocchi e arance, perché i finocchi giù al sud vengono benissimo, non si può dire niente. Dopodiché abbiamo le focacce, che sono la focaccia alla cipolla e la focaccia di scarola con la frutta secca, quindi con l'uvetta, ci ho messo delle noci e i capperi e le olive come al solito. Poi la verza strascinata, che è un po' piccante. Poi abbiamo fatto con il loro pane portato su proprio dall'Irpinia, abbiamo fatto questo pesto di pomodorini secchi, che pure vengono da giù. Le pizzelle fritte, perché le paste cresciute non devono mai mancare nella cucina partenopea, e quindi c'è una bella quantità di lievito per fare queste pizzelle fritte con il pomodoro, e poi c'ho un po' di spianata piccante, di salamella piccante, che la metteremo con uno sgonfietto fritto. E mi sembra che più o meno come stuzzichini ci siamo. Dopodiché il piatto forte sono gli strascinati col sugo di carne, e qui abbiamo questo bel sugo, bello insavato, come si dice a Napoli, fatto con le puntarelle del maiale. Le puntarelle del maiale insieme alle verze saranno il nostro secondo. Poi c'è il dolce, che adesso però non mi ricordo come si chiama, è un dolce fatto con il semolino e l'uvetta,
è un dolce tipico loro. E lo scopriamo alla fine. E lo scopriamo alla fine, perché quello l'ha fatto la mia mamma. La serata è di quelle allegre, l'avete organizzata nel migliore dei modi, il caciocavallo impiccato, le castagne, i dolci, avete portato un po' tutto, no? Penso che hanno risposto, insomma. Montemarano può dire vuol che... dire che il nostro territorio a Gubbio ha avuto successo, ma perché Montemarano con la tarantella e i prodotti e l'Irpinia è un paese, è una realtà che merita, e noi dovunque andiamo con i nostri prodotti, le castagne, con l'aglianico, con la tarantella, portiamo bellezza, portiamo gioia, portiamo trasparenza, portiamo non il discorso semplicemente digitale, economico che sta ormai inondando la nostra gente. Noi portiamo la gioia perché ce l'abbiamo nel sangue, quindi la nostra tarantella. Siamo contenti che qui a Villa Taticchi Novella e la sua famiglia sono da qualche anno che organizzano il Carnevale di Montemarano a Gubbio e a Perugia, e realmente sta crescendo e noi continueremo a farla crescere. Però noi ancora viviamo nei nostri vigneti, abbiamo sta fortuna di una zona molto bella, di una zona piena di sole, di acqua, ancora pura dal punto di vista, diciamo, dell'industrializzazione, perché non c'è stata, e quindi siamo contenti di quello che abbiamo. Lo portiamo nel mondo, lo portiamo un po' dappertutto e vediamo che la gente rimane contenta, ma non perché siamo noi, perché realmente i prodotti che portiamo sono prodotti d'eccellenza.